Amici di Onda Libera TV, siamo molto lieti di essere in contatto Skype con il dottor Letterio Morabito, neurochirurgo, direttore dell'unità operativa complessa di neurochirurgia e direttore di dipartimento di neuroscienze presso l'ospedale Marche Nord di Pesaro. Allora, ieri, giovedì 18 giugno, l'equipe medica guidata dal dottor Morabito ha effettuato un intervento chirurgico di altissimo livello, utilizzando la tecnica definita awake surgery, ossia con il paziente sveglio, quindi un intervento sul cervello a paziente sveglio. Dottor Morabito, di cosa si tratta? L'obiettivo della neurochirurgia nel suo sviluppo, nella storia della neurochirurgia, è sempre stato quello di poter restituire i pazienti alla loro vita precedente con l'integrità di tutte le funzioni neurologiche. In quest'ottica la tecnologia e lo sviluppo proprio delle tecniche hanno messo a punto il tentativo di risolvere il problema del linguaggio. Il linguaggio perché rappresenta, quando ha dei deficit o delle problematiche, una gravissima invalidità, nel senso che rappresenta il limite alla comunicazione del proprio pensiero, alla comunicazione con i propri cari, e quindi è una di quelle invalidità sentite come estremamente gravi. Uno si può immaginare, nel non poter più parlare, nel non poter più comprendere, come sia compromessa la vita di relazione, quindi la stessa vita personale. Nei tumori che interessano le aree dedicate al linguaggio, che normalmente sono l'area frontale sinistra e l'area temporale sinistra, la awake surgery è quella che offre la maggior possibilità di testare durante l'intervento diverse funzioni del linguaggio che altrimenti non possono essere testate. Cioè, mentre il movimento noi possiamo testare senza paziente sveglio con un elettromiografo intraoperatorio e quindi stimolare la corteccia e vedere la risposta degli arti senza avere la difficoltà di una chirurgia da sveglio, il linguaggio è proprio una di quelle funzioni che sono così complesse che devi ricostruire durante l'intervento le caratteristiche del linguaggio, la denominazione di oggetti, il contare, il riconoscere delle immagini con poche differenze e quindi una serie di test che vengono prima somministrati al paziente in una fase preoperatoria in modo che sia preparato a risposte rapide e corrette e poi vengono riproposte durante l'intervento mentre si stimolano delle aree e si delimita quali sono aree funzionali, realmente funzionali, e aree che non hanno la funzione. Adesso te lo dico io, vai, conta all'indietro, da 10 a 0. No, sta sbagliando. Sei arrivato a 4. 4, 3. Bravo. Senti, dove sei, dottore, come localizzazione? Piuttosto posteriore sbagliava di Lepre. Bravo. Ginocchio. No, ginossico. Ginocchio. Bravo. Fonte. Ho detto fonte. Qual è l'obiettivo? È quello che di fronte a un tumore si possa isolare l'area che funziona, tenerla fuori dall'asportazione del tumore e quindi massimizzare l'asportazione del tumore, conservando tutte le funzioni del linguaggio che sono state esaminate durante l'intervento. Emiliano, ma dici qual è il tumore? Quello che sta avvelenando. Quello bianco? No, è un po' più grigio. Questo? Quello che c'è un po' più grigio. È
Però non si vede perché c'è il sangue. Adesso c'è un vaso che sono un inferiore che normale. Se lo vedi il tessuto lì. Grigio, quello sì lo vedo. Grigio è un po' più. Soprattutto più consistente rispetto sì. A. Più elastico il cervello è proprio un modino. Sei avantissimo. Però quello è bianco. Ma lì è sostanzialmente sostanza grigio insieme con il cervello. È evidente che questa è un aspetto peculiare, presenta delle difficoltà che sono difficoltà anestesiologiche, perché ci si può immaginare quale sia la difficoltà per l'anestesista di avere un paziente sveglio in un intervento complesso come quello di neurochirurgia. Non avere il paziente intubato, quindi una garanzia delle vie aeree. In questo il dottor Tempesta e la dottoressa Luzzi e poi alcuni loro collaboratori che stanno crescendo, perché noi siamo già un centinaio di queste tipologie di intervento, sono molto bravi nell'aver identificato sia le fasi dell'intervento che la modalità per cui il paziente abbia un vissuto dell'intervento estremamente tranquillo, cioè i farmaci che loro usano permettono di svegliarlo, ma al risveglio il paziente quasi non si ricorda dello stress di questa situazione in maniera assoluta. E questo sono estremamente bravi, perché una delle difficoltà per il chirurgo è quella di avere un'anestesia molto profonda che non faccia tossire il paziente, non lo faccia muovere, perché è chiaro che tutti i movimenti si trasmettono sul campo operatorio, sul cervello che è esposto in quel momento. Certo, e la domanda che faccio ovviamente da ignorante della materia, ecco, il paziente interagisce praticamente con lo staff medico che lo sta operando, ma non può essere preso dal panico in quel momento? Che lavoro di preparazione c'è dietro questa... È un aspetto duplice. Dietro a questi interventi c'è ormai un'equipe abbastanza rodata, nel senso che noi ci avvaliamo del dottor Guidi, che è il nostro primario neurologo, e della dottoressa Purificato, che è la neuropsicologa che prepara questi pazienti. Li prepara sia dal punto di vista dei test del linguaggio che dal punto di vista di questa serie di eventi che succederanno durante l'intervento. E questo è forse l'aspetto psicologicamente più rassicurante. Molte volte ci può far paura quello che non sappiamo come andrà tecnicamente, ma quello per il quale siamo stati preparati e in qualche maniera già avvisati sull'evoluzione, sulla tranquillità della procedura, rende tutto molto più tranquillo. A questo aggiunga l'esperienza degli anestesisti che utilizzano farmaci che permettano una sedazione, ma in realtà una sedazione col paziente sveglio, cioè col paziente capace di interagire e che alla fine di tutta questa procedura ha una completa amnesia di questa cosa. Cioè il 90% di questi pazienti non si ricorda niente e solo ricordandogli alcuni aspetti peculiari si ricordano qualcosa. Sì, quindi sia dal punto di vista dell'intervento, della fase vera e propria chirurgica, loro sono preparati a quello che succederà, che nel post-operatorio hanno un vissuto molto tranquillo di questa vicenda. La ripresa del paziente e la fase successiva all'intervento è molto lunga di riabilitazione? Dunque, normalmente anche dopo un intervento monitorato c'è sempre qualche giorno in cui il linguaggio non è preciso. Uh-huh. E questa cosa è legata proprio alla manipolazione delle aree molto vicine a quelle del linguaggio, per cui i primi 2 o 3 giorni il paziente parla, ma magari sbaglia qualche parola e noi diciamo che è disfasico, cioè ha una lieve alterazione di questo tipo. L'immediato post-operatorio, siccome è condotto quasi tutto da sveglio, in realtà ha pochi problemi. Noi eseguiamo un attacco al pomeriggio dell'intervento per assicurarci che non ci siano ematomi, complicazioni, diciamo, che possano venire nelle prime ore, e
Poi il decorso normale è un decorso abbastanza rapido, nel senso che in una settimana i pazienti tornano a casa, hanno una riabilitazione veloce perché anche nel Dipartimento di Neuroscienze abbiamo l'unità di riabilitazione che prende in carico immediatamente il paziente, già dal giorno dopo il paziente viene mobilizzato, se è possibile messo in piedi e quindi riportato alla sua attività autonoma molto veloce. Mi sembra di capire che la difficoltà sta nel coordinare le varie specialità che sono i vari specialisti che sono impegnati nello staff. Cioè si tratta di trovare un equilibrio fra le varie specialità, mi sembra di capire. Ma guardi, in realtà più che un equilibrio, essendo una di quelle cose molto, molto stimolanti e che accrescono un po' la nostra attività medica, che magari molte volte sarebbe noiosa, un po' ripetitiva. In queste cose devo dire che ho sempre trovato molto, molto entusiasmo, sia da parte degli anestesisti. È chiaro che ognuno la vive con la complessità dell'evento. Però l'anestesista si sono subito messi a disposizione già da anni per identificare le modalità, le soluzioni migliori per i pazienti e devo dire sono anche egregi nella loro attività. Il dottor Tempesta da questo punto di vista è sempre stato uno che ha accettato volentieri le innovazioni che gli potevamo proporre. La stessa cosa per i colleghi neurologi e neuropsicologi. È vero che è un tipo di prestazione medica molto complessa, dove uno capisce che fa parte di un ingranaggio che deve funzionare perfettamente perché noi aspettiamo tutti i test mentre siamo lì che operiamo, l'anestesista risveglia il paziente dopo che è stata fatta la craniotomia, esposto il cervello e quindi tutto in qualche maniera è concatenato in una maniera che però, guardi, è proprio un clima molto, molto bello e molto, molto produttivo. Con molte persone coinvolte, ma le dirò che da questo punto io mi ritengo fortunato, da questo punto di vista, di aver trovato sempre gente molto, molto disponibile all'innovazione. Dottore, la ringraziamo molto di questa sua spiegazione. In una materia così complessa è stato chiarissimo e spero che i nostri ascoltatori apprezzeranno questo discorso. Le facciamo tante congratulazioni a lei e tutta l'equipe medica che ha svolto questo intervento e questa è una dimostrazione che anche a livello locale la chirurgia ha raggiunto e la medicina ha raggiunto livelli molto molto elevati. Certamente. Grazie a Grazie, voi. arrivederci.